Allora, Mr. Jerry, selfie. Solaris. Solaris. Messaggeria Solaris. Non ho bisogno di farla vedere. Allora, Solaris è una scultura che io ho fatto nel 2003. Sì, quando conobbi la Tella. Quando conobbi la Tella, che rifacemmo un po' certi modelli da produrre in bronzo, feci anche questo nuovo modello da Solaris, che nel Dépliance, che feci allora, dove c'erano tutte le sculture che io avevo fatto come multipli, mise la fotografia della Solaris in Creta, dove si vede fondamentalmente di schiena. Bene, dopo quella fotografia lì, io continuai a lavorare ancora per un mese, dove tutti i giorni cambiavo il viso. Cominciavo a modellare la mattina, alla sera finivo di modellarlo, ero contento, quando tornavo la mattina, lo guardavo con la luce la mattina, non mi piaceva più. Dopo 30 giorni sono arrivato a questo viso qui, e qui mi sono detto, accontentati, dati una calmata, perché... E sono stato abbastanza contento, non proprio del tutto, però sono abbastanza contento. Un viso che non stufasse, capisci? Perché sono tutti belli. Poi in Creta, quando fai le cose in Creta, ti fregano perché hanno quel tocco di vivo che ti abbaglia, non ti fa vedere i difetti. Tanto è vero che tutte le sculture che ho fatto le ho sempre fotografate e filmate, perché così poi vedevo i difetti. Sfuggivano all'occhio. Poi quando è in Creta sfugge, perché tu la vedi come una persona viva, come un cucciolino che è nato di un animale, no? A quella vita, per cui i difetti non li vedi, vedi che è vivo, che respira, sente qualcosa. E Solaris la feci perché me ne parlò per la prima volta la Maristella Neri. Mi fece conoscere Tarkovsky. Mi ricordo che andammo a vedere un film che non lo capì molto, no? Non lo capì molto perché è un palato. Io a livello di cinema ancora sono scarso per molte cose, però per quello che devo fare sono piuttosto lucido, perché mi sono accorto che faccio le opere profetiche, ne parlerò in uno dei prossimi video, non qui. Perché poi ha senso con tutto lo sterminio. Lo seminario che io faccio ha a che fare con le opere profetiche che faccio. Magari non succede stavolta, però vediamo. Finora sono successe. Tutte le cose che ho fatto, senza sapere perché le facevo, poi mi sono accorto che avevano una ragione ben precisa. E la Solaris, agganciata al discorso del girasole, no? Che è uno dei pallini artistici che io ho in testa, che ho messo un po' nella sala Piccinini dello Stronzetto e ho messo nella stanza Solaris che ho dipinto per sempre lo Stronzetto nel suo... anche lì, no? Disse 8 stanze, questo per dire che lui dà le possibilità agli artisti, no? Dice 8 stanze. Invece questa cosa la racconto, mi rendo conto che sputtano un po' di persone senza volerlo fare, però è anche giusto farlo, perché le cose si devono sapere, i modi nel quale nascono, come si è umanamente. Disse, ci sono 8 stanze, voglio dare una stanza ad ogni artista ravennate, affinché, la stessa cazzata che ha detto con me, no? Che lo faceva per me, per mettermi in risalto, per farmi un favore. Lui non avrebbe avuto bisogno di una roba del genere, l'ha fatto per me. Lì nell'albergo voleva dare un aiuto, una possibilità di dimostrare il loro valore ad 8 artisti ravennati. Diceva, a te ti do una stanza, scegli fra le varie stanze quella che vuoi, sei il primo che possiede la stanza che vuoi, ne do una alla Noemi, no?
la pittrice che mi ha aiutato a fare l'aborto della sala mensa, perché è venuto un aborto, è nato per metà, per cui quello è mezzo aborto. Però io lo considero un bozzetto, il lavoro della sala mensa lo considero un bozzetto. Tenete buono il soffitto, il soffitto è buono. Si può tenere buono anche il pavimento, anche se può essere cambiato il mosaico, ma immaginate la stanza non rettangolare, ma rotonda, con tutti i tavoli messi, con il finto trempleau e la finta... è sporcato, invecchiato, rovinato, fare il finto brutto, no? Come nel cinema, nella pittura, diventa bellissimo. Ho visto una volta un mobile dipinto, tipo un comò dipinto, l'avevano dipinto come se fosse stata una... in dialetto si dice la stea di Cunei, la cuccia dei conigli, no? Fatta con quella rettina esagonale, con dei legni, con dentro i conigli, una roba che nella realtà, se tu la vedi, non ci metti dentro le robe, fa schifo, ma dipinta aveva acquisito un'eleganza incredibile, no? E qui è uguale, la stessa cosa. E per cui lo considero un bozzetto e diciamo come una prova, un tentativo di quello che diventerà il monumento dedicato alla pace. Iniziare da questo centro di girasoli, no? No? Tutto rotondo, tutti questi girasoli che guardano all'interno della stanza. Emotivamente dicono: il sole sta brillando nel centro della stanza e noi siamo rivolti con la nostra faccia a corolla ad assorbire quell'energia vitale che ci nutre e ci fa crescere per lo scopo della nostra vita, che è quello un giorno di essere mie tutti, raccolti e diventare farina, se lavorata agli esseri umani, o cibo per animali, robe, eccetera, inserito nel ciclo della vita. Solaris è nata da questo intento artistico, da questo girasole, questo simbolo vegetale che evoca inequivocabilmente l'essere umano. Io quando vedo un girasole vedo un essere umano che cerca il suo posto al sole. E c'è questo quadro che ho fatto, no, che un giorno metterò in animazione, dove ci sono le nuvole che passano sul campo di girasole e con il sole che proietta l'ombra sui girasoli, i girasoli che si trovano a essere in ombra sono sfigati e quelli che sono in sole, nella luce del sole, sono fortunati. Ma le nuvole vengono avanti, cambiano, per cui chi è in sole si ritrova in ombra e viceversa. Per cui nella vita non bisogna gasarsi troppo quando le cose vanno bene e non bisogna abbattersi troppo quando le cose vanno male, perché è un ciclo. Quando le cose vanno bene tu godi il dono della tua vita. Quando le cose vanno male, tu cresci nell'apprezzare il dono della tua vita. Perché a un certo punto smetti di apprezzarlo, lo dai per scontato. È un handicap, una malattia, un incidente, un inconveniente, ti fanno crescere. E hai bisogno di quella cosa lì, di crescere. E Solaris è nato come simbolo ancora più specifico. Ho unito il simbolo dell'essere umano con proprio l'essere umano femminile che tiene questo grande girasole, questa corolla, quasi questo bambino, questo essere umano, nel grembo, no? Nel grembo, dove lei assorbe l'energia, no? Della vita, dove dentro succede una magia incredibile, sia quando mangi il cibo, quando digerisci, eccetera, sia quando nasce una vita, che poi verrà espulsa in questo mondo e inizierà la sua esperienza personale. Sono delle cose incredibili, magiche. Già subito lo vedi negli occhi di una donna appena incinta, una luce speciale. Che se sei un attimo attento, non è che devi essere un sensitivo, un attimo attento te ne accorgi
molte donne dicono, sei incinta? Vedo negli occhi una scintilla. Quella piccola scintilla quanto è cosciente? Quanto è piena di informazioni di per sé? Se tu riesci a vederne fuori che c'è qualcosa di particolare. Questa meraviglia avviene dentro la donna. Le coste sacrificio, tutti i mesi ciclo, dolore, sangue, dover a che fare con dei problemi che noi maschietti neanche ce lo immaginiamo. Eppure le donne, seppur apparentemente sembrano più vessate da parte della vita, in media campano più di noi maschi, dicono 6-7 anni più. E come dice la Mannino nel suo recita che ho visto ieri sera in televisione, dice, donne, sappiate che statisticamente noi campiamo 7 anni in più dei nostri mariti, per cui la moto gliela vendiamo. La moto che piace a lui, solo a lui, quando lui se ne va tu gliela vendi. L'amore della sua vita. Bon, chiudendo su Solaris, questa è Solaris, è stata riscattata da una persona che ha già comprato un'altra scultura, che ha capito l'affare e che adesso i primi di settembre, intorno al 10 settembre dovrebbe venire giù a Milano, ha riscattato questa scultura qui e ha riscattato anche la Sfinge e ha detto che quando verrà qui, a seconda di quello che troverà conveniente per lui, potrebbe essere interessato a riscattare ancora qualche altra cosa. Se non riscattano Achille, no? Se quello che ha riscattato Achille non mantiene la parola data come è probabile, lui potrebbe riscattarlo. Sembra un affarone, 3.000 euro Achille, sembra un affarone, sarebbe piazzato bene. Bon, questo è Solaris e questo è lo sterminio. Vi saluto e vi ringrazio di avermi ascoltato anche se non siete completamente d'accordo con me. Ho speso la mia facoltà di esprimere la mia arte, la mia scienza, come la mia costituzione italiana e anche europea mi garantisce. Bello, no? Però devo combattere per farmi riconoscere. E combatto, sono lo dottore, combatto. Se non avessi vita, non avessi energia, avrei delle scusanti, ma sono ancora in vita, per cui combatto. Farò un giorno un monumento al milite noto, perché l'ignoto, il milite ignoto non lo conosciamo tutti, ma il milite noto, sì. Selfie! Tu. Amo, messaggeri amore.